sul ghiaccio il campione nazionale ucraino Anton Konvalesky, lui ha 26 anni e si è qualificato nel short program con il punteggio di, adesso lo trovo subito, perché ha girato 17esimo giusto nello short program. 65. Stazione di Palermo di Salvatore Valli e la sua musica. Buon triplo access seguito dal doppio toll. Secondo triplo axel, mano giù, ma comunque è finito. Triplo Lutz, doppio toro. Solo doppio salto. Thank you.
buon programma. Sì, un buon programma anche a noi, però non ha detto più di tanto. Peccato, perché a livello tecnico ha completato quasi tutte le sue difficoltà, solo l'ultimo triplo salto qui. Che l'ha fatto doppio. Sì, l'ha trasformato in un doppio, ma aveva poca... una coreografia non particolarmente in sintonia con la musica, io trovo, soprattutto nella sequenza di passi. La musica era lenta, melodiosa, lui aveva questi movimenti molto rapidi, quasi incisivi, quasi forti, non riuscivo a trovare il collegamento tra la musica e quello che lui stava facendo sul ghiaccio. Poi c'è stata qualche parte un po' più mimata, quella un pochino più espressiva, ma in generale non mi ha convinto completamente dal punto di vista coreografico. Credo che per lui sia una buona performance, che lui sia molto contento di questo, perché anche Kovaleski è uno di quegli atleti non perfettamente costante, capace di alti e bassi notevoli. L'abbiamo visto alle volte eseguire buoni programmi, altre volte invece molto meno. Ecco, l'abbiamo visto abbracciarsi con il suo allenatore Michael Huth, lui si allena con lui dall'estate 2008 ad Oberstdorf. Andiamo proprio a rivedere i suoi particolari. Sì, già qui ci sono i primi due tripli Axel, il salto più difficile che lui presenta, gli sono entrati tutti e due, quindi per lui buon risultato. Fuori asse un pochino nella combinazione, ma l'ha salvato bene. E un po' lento anche a livello di scorrevolezza sul ghiaccio, proprio non ce n'era tantissima. Triplo toe-loop, attaccato secondo triplo toe-loop e poi un doppio toe-loop. Qui dovremmo essere, credo, nella seconda metà del programma, quindi prende anche un po' di bonus per questa combinazione eseguita così tardi. Sì, bisogna dire che ci ha provato anche a mettere un po' di espressione, però in realtà forse non è riuscito poi a comunicarlo. Cioè, ho visto in alcune cose, in alcuni movimenti coreografici ha cercato di sottolineare la musica, ma forse non è riuscito non poi nel riuscito intento, completamente, no? Poi sai, alle volte gli atleti o forse i coreografi vogliono fare delle scelte un po' azzardate, nel senso che puoi fare una scelta azzardata se hai un artista vero. Con Fernandez potresti fare delle coreografie particolari, ma con certi altri atleti le volte è più semplice andare sul sicuro. Ed eccolo il punteggio per Anton Kovaleski: 136-48 totale, con 69-48 per il Technical Elements, 67 per il Program Components, e fino a questo momento è considerato il secondo free alle spalle di Fernandez. Sì, perché è pulito, quantomeno pulito. Quello che dici tu, a volte magari esatto, non rischi tanto e vai a vedere di più, lo cerchi di fare più pulito. Ha avuto, guarda, nell'interpretazione... Ai giudici è piaciuti.